Buongiorno, ben arrivati. Vi chiedo di chi ha seduto in fondo di venire un pochino più avanti, di accomodarvi. E questa mattina iniziamo dal fondo, nel senso che iniziamo con gli annunci che Simone mette. Vabbè, come tutti sapete, il lunedì mattina abbiamo la nostra chat di WhatsApp dalle 8 alle 9, durante la quale lodiamo il Signore, durante la quale esprimiamo le nostre preghiere. Chi di voi partecipa già sa che è una chat che dura anche durante la settimana, e chi non partecipasse e avesse piacere di essere inserito me lo fa sapere. Mercoledì su Zoom alle 18.30 anziché alle 19, quindi mercoledì prossimo alle 18.30 su Zoom faremo l'approfondimento della predica di Michele di giugno. Oggi pomeriggio poi nella chat della Chiesa vi mando il testo della predica e il link al suo messaggio, così se avete piacere di risentirlo e di rivederlo potete arrivare preparati per la discussione di mercoledì sera. Quindi il prossimo mercoledì alle 18.30 su Zoom l'approfondimento della predica di Michele. Il mercoledì successivo, che è il primo mercoledì del mese di luglio, invece alle 19 qua in chiesa per il gruppo di preghiera. Quindi mercoledì prossimo 18.30 su Zoom, mercoledì, il primo mercoledì del luglio qua in chiesa alle 19 per la preghiera. Buon compleanno a Enzo che è lì. E a Umberto Papini che è lì. Togli. Ok. Per iniziare volevo leggervi un pezzo da Prima Corinzi 3 che abbiamo studiato mercoledì scorso su Zoom. Dal versetto 5 al versetto 11. Che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto, e lo sono nel modo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi, colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come esperto architetto, ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Perché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Noi abbiamo un fondamento che è Gesù. Su di Lui costruiamo secondo le nostre capacità e i doni che abbiamo ricevuto da Dio. Ognuno ha la sua strada da percorrere in questo meraviglioso progetto che ci vede a volte essere campo, altre volte edificio e altre volte collaboratori. In ogni momento della nostra vita possiamo avere un ruolo e un impegno diverso, ma siamo sempre sfidati da Dio a metterci in gioco, sia individualmente che come Chiesa. Questo lo facciamo per crescere nella fede, nell'amore reciproco e nel portare questo amore che ci ha cambiato anche a chi ancora non lo conosce. Questa mattina ho iniziato dagli annunci e proseguiremo come al solito con la lode a Dio, con il gruppo lode, e poi Summer dov'è? Laggiù, ci porterà il messaggio. Do il benvenuto a tutta la vostra famiglia, Nadine, Yasmin, Nada e Summer, che è tanto tempo che non vi vediamo, vi vogliamo bene, siamo contentissimi che siate qua.
Al termine del culto ci fermeremo a telecamere spente per un momento di preghiera, per salutare Gabriele che parte, per pregare per la famiglia di San Bernardin. Questo perché ognuno di noi, nel posto dove si trova e si troverà, continuerà a crescere e a edificare secondo la volontà di Dio. Grazie.
domanda nostra qui, Signore. Abbiamo bisogno che tu sia esaltato, Signore, ogni momento, Signore. Ma proprio viene il Salmo 30 che parla di esaltazione proprio e dice: ti esalterò, o Eterno, perché tu mi hai creato un altro e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. O Eterno Dio, io ho gridato a te e tu mi hai guarito. O Eterno, tu hai fatto di salire l'anima mia, guarda Signore, mi hai tenuto in vita perché non scendesti la forza. Cantate gloria all'Eterno, voi suoi santi, e rendete grazie al ricordo della sua santità. Ebbene, Signore, queste parole stanno proprio come il calcio di una piega al Papa. È proprio vero, in quel momento di 17 anni fa, ho creato questo Signore. E tu mi hai permesso che l'anima mia scendesse nel Signore, Signore. Ed è proprio quello che mi è successo. Succede forse a tanti di noi, forse magari una morte spirituale, una morte in cui noi non possiamo fare altro che dire: Signore, ti voglio esaltare. Soltanto questo, Signore. E ti chiedo, Padre, aiutami, aiutaci, affinché possiamo sempre dire: Signore, tu sei il nostro re. Amen. Sei il nostro papà. Colui che possiamo confidare i nostri problemi. A colui che possiamo dire: Signore, tu mi hai tolto di tanti problemi della mia vita, di tanto della nostra vita. Senza di te non saremo nulla. Per questo diciamo: Signore, grazie per questa mattina. Grazie perché siamo qui per poter lodare, adorare insieme a tutti quanti, Signore. Quella comunione unica. Signore, ti benediciamo questa mattina profondamente. Ed è Signore, che dite di più, Signore? Sei il nostro papà. Per lui ami i suoi figli e non permetti che accada nulla. Grazie Padre, in nome di Gesù. Amen. È vero che sei il nostro papà, Signore, il nostro dolce papà, non c'è un papà migliore di te, Signore. I papà di questa terra presto scompariranno, ma tu sarai sempre al nostro fianco per aiutarci, per benedirci e per portarci alla vita eterna. Ti ringraziamo, Signore Dio nostro. Questa mattina sono stati ricordati alcuni altri, ma ricordo che sono ben pochi rispetto all'eternità che tu prometti a tutti i tuoi figlioli. Grazie Padre, anche perché nessuno di noi ha meritato quello che tu porgi su un vassoio prezioso, la vita eterna, che non avrà mai fine, se è una cosa da noi non meritata, ma tu la dai liberamente come un dono per tutti i tuoi figlioli, tutti coloro che credono in te. Noi crediamo in te, Signore, e abbiamo bisogno ogni giorno del nostro perdono. Perciò ti preghiamo, Signore, di venire davanti al trono della tua grazia, di liberarci da tutti i pensieri estranei che durante la giornata o anche durante la notte affollano le nostre menti. Liberaci da queste cose e mettici soltanto pensieri di gioia, perché davanti a te non c'è altro che gioia, allegrezza, ilarità e tutte le cose migliori che ci possono essere. Grazie Signore, a te sia la gloria, l'onore e ogni benedizione. Amen. Potremmo innalzare il 47, celebriamo il Signore. Sì, sì. Thank you.
di lodarti, darti onore e usare la nostra bocca che tu ci hai dato per poterti veramente innalzare, Signore. Grazie Gesù per il tuo grande sacrificio che hai fatto per me, per tutti noi qui. E ti voglio benedire, Signore, ti voglio lodare. Voglio stare davanti a te in ascolto e voglio sentire il tuo respiro e il battito del tuo cuore, Signore. Grazie che per mezzo di Gesù, Padre, abbiamo accesso a te. Quale grande Dio vivente. Grazie, Signore, questa è una cosa che ci stupirà sempre, ogni volta. Non è più scontata, non è mai rimasta scontata. È vero, tu ci hai salvato, ci hai dato accesso al cielo, ma questo non è scontato, questo non è meritato. Purifica i nostri cuori, Signore, affinché possiamo venire davanti a te con mani pure, con cuore puro, perché possiamo stare davanti a te essendo lavati, purificati, resi degni dal sangue di Gesù. Grazie, Signore, grazie che possiamo innalzarti e possiamo prostrarci davanti a te. È così bello prostrarci davanti a te. Noi non ci prostriamo di solito davanti a nessuno, ci sembra un po' strano, ma davanti a te è l'unica cosa che possiamo fare, tenendo le mani verso il cielo e dandoti lode, gloria e onore. Tutto questo lo possiamo fare grazie e per il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Per cui io vivo. Per
per cui vivo e adorarti, Signor, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Che non siano solo parole, ma che lo Spirito Santo le riempia di tutta l'unzione necessaria per poterle dire e vivere. Grazie. Cerco con tutto il mio cuore.
abbiamo mente e cuore trasformati da essere parte di questa bellissima famiglia. Ringraziamo il Signore che siamo con voi un'altra volta. Io ho un messaggio per voi. È una cosa sul mio cuore. Non posso dire che è un insegnamento o un culto, perché una cosa che è mia, un pensiero mio. Però causa del mio italiano, che è sempre da male a peggio, lascio Gabriele di fare il culto a voi. Io dico in inglese, però io non mi sento parlarvi in inglese, come io sei molto cari e ho sempre comunicato con voi in italiano, però preferisco che il messaggio viene più che il mio conforto, cioè voglio che il messaggio vi arriva meglio che essere in conforto con voi. Speriamo che arrivi. No, arriva. Io I have a lot of respect to being in the front of the church. Ho molto rispetto nell'essere qua di fronte alla chiesa. I don't take it lightly to be teaching. So I have to be clear where is my personal opinion and where is Bible teaching. Non prendo alla leggera l'insegnare, quindi voglio essere molto chiaro su dove sta la mia opinione e cosa insegna la Bibbia. And in my message there will be something I struggle with personally and something in the Bible. E il mio messaggio sarà in relazione a cose per cui io sto lottando, con cui io lotto di solito, e su cose che dice la Bibbia. Let me pray. Preghiamo. Dear Lord, please deliver the message that you want for everyone personally. Signore, ti prego di portare il messaggio che tu vuoi per ognuno a livello personale. It's not about me or about anyone here. Non si tratta né di me né di nessun altro qui. It's all about you, Lord. Si tratta solamente di te. So please, Holy Spirit, come and talk today. Quindi ti prego, Spirito Santo, vieni e parlami. So I have for you today three stories. Quindi oggi vi porto tre storie. And three take home messages. E tre messaggi da portarvi a casa. The first story is about three trees. La prima storia parla di tre alberi. They were chatting together. Trees? Chatting. Three trees? Yes. Trees that were chatting together. Yes. Okay. Tre alberi che parlavano tra di loro. Obviously it's not a Bible story. Quindi, ovviamente questa non è una storia nella Bibbia. So the first one was saying, so what do you want to be when at the end when you are cut? Quindi il primo diceva, chiedeva agli altri, cosa volete essere quando sarete tagliati? I am. See, my trunk is really good. I think I want to be a treasure chest. Quindi uno diceva, il mio tronco è molto forte, quindi voglio essere un tesoriere, un baule del tesoro. And you? I want to be a big boat, like to cross the oceans, the sea. E tu? Io voglio essere una grande nave per attraversare gli oceani, i mari. And you? See, I'm not really that large. I'm tall, so I want to draw people closer to God. I want them to look up and praise the Lord. E tu? Ma in realtà io non sono molto grosso, ma sono alto, quindi voglio orientare la gente verso l'alto e lodare Dio. And the day passed and one of them was cut and was made small box to put the animal food. E quindi i giorni passarono e uno di loro venne effettivamente tagliato. E quello che aveva detto che voleva essere il baule del tesoro diventò una piccola scatola nella quale mettere il cibo per gli animali. And the other one was cut and was made into a small fishing boat. E invece l'altro, che voleva essere una grande nave per soccorrere gli oceani,
venne tagliato e diventò una piccola barca da pesca. The third one was too thin to do anything, so it was just cut and put apart with the trees that has not, cannot be of any use. E il terzo era troppo piccolo per servire a qualcosa, quindi venne semplicemente tagliato e venne messo da parte con gli altri alberi che non servivano a niente. The days goes on, quindi i giorni passano, and one day that box that had this animal food, e un giorno l'albero che era stato trasformato nella scatola per il cibo per animali received the baby in it. Ricevette un bambino dentro di sé. Some years later, the other one that wanted to be a big boat, e qualche anno dopo l'albero che voleva essere una grande nave, che era invece stato trasformato in una piccola barca da pesca, has witnessed that baby growing up and calming down the sea and the ocean and the wind. E ha visto questo piccolo bambino crescere e calmare i venti e il mare. And the third one, at one day later on, was cut and made in the form of the cross and was put on the back of that guy. E il terzo un giorno venne tagliato e fatto a forma di croce e venne messo sopra la schiena di quello stesso, di quell'uomo. And that baby growing up, calming the sea and the wind, was crucified on that tree branch. E quel bambino che era cresciuto, aveva calmato i venti e il mare, è stato crocifisso su quell'albero. Second story. La seconda storia. It's a biblical story. Questa è una storia biblica. Luca, dove? Luca 15. Luca 15. Sappiamo tutti. Lo leggi prima. Sì, sì, la pecora smarrì tutto. Ok, sì, sì. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatela, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento». The third story is the connection between the first and the second story. E la terza storia è il collegamento tra la prima e la seconda. Who among you here likes doing puzzles? A chi di voi piacciono i puzzle? Solo Violetta. No, Chad. So imagine that you want to challenge yourself with a big puzzle. 5,000, 10,000 pieces. Quindi immagina che tu voglia sfidare te stesso con un grande puzzle fatto di 5,000, 10,000 pezzi. They're not cheap, so you save money and you go to buy that, to look for that big puzzle, hopefully you can afford it. Insomma, non sono a buon mercato, quindi magari metti da parte un po' di soldi e poi vai a comprare questi puzzle sperando di poterti permettere. So you go to the store and they're really expensive. Vai al negozio ma vedi che sono troppo cari. But there is usually in the corner of the store things that are on sale. E quindi di solito in questi negozi ci sono in un angolo i puzzle o le cose che costano meno, che sono in offerta. So you go and look for something there and you find a 10,000 piece puzzle. Quindi vai in questo angolo, vedi tra le cose in offerta e trovi questo puzzle da 10,000 pezzi. 10 euro. 10 euro. Why? Perché? È scritto, it's written, it's missing one piece.
C'è scritto manca un pezzo. So for you who like doing puzzles. Quindi per te a cui piace fare i puzzle, would you buy it? Lo compreresti? Why not? Perché no? Ma ci sono 9.999 pezzi. Why not? Perché no? First. Primo. I love doing puzzles and I can sometimes waste the whole day to find that piece, but I know I will find it. Io amo fare i puzzle e a volte posso passare un giorno intero cercando quel pezzo, ma so che lo troverò. But missing that piece, one piece, I'm not sure if I'm wasting my time. Ma visto che manca questo pezzo, forse sto perdendo il mio tempo. The second reason, la seconda ragione, the image will never be complete. L'immagine non sarà mai completa. So these 9999 pieces are worthless. Quindi questi 9999 pezzi non hanno valore. If you gave that puzzle for me for free, I will not take it. Se mi dessi questo puzzle gratis, non lo prenderei. Because the image will never be complete. Perché l'immagine non sarà mai completa. And this is the first take home message. E questo è il primo messaggio da portare a casa. Every one of us, ognuno di noi, is that one piece of puzzle. È quel pezzo del puzzle. Without you, senza di voi, the plan for that God has for the universe will never be complete. Senza di voi il piano di Dio non sarà mai completo. Maybe you look to yourself as one of the pieces of the 10,000. You look the same. E forse vedete voi stessi come uno dei pezzi del puzzle, uno dei 9999 pezzi. Maybe you look to other pieces like you start with the borders, right? They look special. Quindi magari vedete altre persone come i pezzi speciali del puzzle, quelli che di solito vanno nel bordo. Influencer, YouTuber, TikToker, Twitter, this kind of things of these days. Maybe you look up to those people. Oh, they are special, I am not. Quindi influencer, YouTuber, TikToker, altre parole che le generazioni di prima non conoscono. Insomma, gente famosa che hanno più valore di noi. But even if you look to yourself and see nothing special, the image that God has will never be complete without you. Ma non importa se non credi di essere speciale, l'immagine che Dio ha in testa non sarà mai completa senza di te. The second take home message is if you look to the puzzle piece, you will find things going in and things coming out. Il secondo messaggio da portarsi a casa è: quando guardiamo un pezzo del puzzle, vediamo delle estremità uscire dal pezzo e degli spazi che rientrano nel pezzo. And the piece of puzzle fits exactly in that place, not despite that it has irregularities in and out, but because of them. E proprio perché il pezzo del puzzle ha queste irregolarità, può e entrare in quello spazio specifico, proprio perché questa è irregolarità e non invece di esse. You fit in your place not despite your positive and negative, not you despite your hurts and happiness, but because of them. Quindi noi non rientriamo in quello spazio, non ci troviamo a posto in quello spazio a causa dei nostri errori, delle nostre mancanze, ma proprio per grazie a esse. Everything we have, everything who make us who we are, with our hurts, our wrongdoing, our sins even, our problems, this is who we are, and God uses everything in this to make you fit in that one piece, and nobody else will fit in that piece.
tutto ciò che ci rende quello che siamo, i nostri errori, i nostri peccati, ci rende quel pezzo e ci rende specifici in quel pezzo e nessun altro. The third message is, you know, when there is a certain type of pleasure when you find that piece and it clicks exactly in. E il terzo messaggio da portarsi a casa è: forse conoscete la sensazione di piacere che dà trovare quell'ultimo pezzo del puzzle e infilarlo in quello spazio che mancava. Yeah, even not ultimo. Any piece, you, if a piece fits in and it gets in, but you feel no, there is better. It's not that piece. And then you find that piece, yes, that's it, and then you feel that kind of pleasure. And of course, multiply 100 times or 10,000 times if it is that final piece and the image is done. Non solo l'ultimo pezzo del puzzle, ma anche gli altri pezzi, trovare quel pezzo specifico da mettere esattamente lì. Quella sensazione di piacere che dà questa cosa si moltiplica poi per ogni pezzo del puzzle. So there is this kind of pleasure for the person who makes the puzzle. Quindi c'è questo tipo di piacere per la persona che fa il puzzle. But I think, and this is my personal opinion here, I have to be clear, but I will base why I think that way on the Bible. E io credo una certa, io ho una certa opinione, ma questa è la mia opinione, ma cercherò di fondamentarla, di basarla su ciò che dice la Bibbia. In the story I'm saying, in the analogy of the puzzle, we are not the puzzle makers, we are the pieces of puzzle, and God is the puzzle maker. Ovviamente in questa analogia del puzzle, noi non siamo coloro che fanno il puzzle, siamo i pezzi del puzzle e Dio è colui che fa il puzzle. So the pleasure is not ours. Quindi il piacere non è nostro. He sees the full image and can see how things are coming. Lui vede l'immagine completa e può capire e sa esattamente quello che verrà. But I don't see the full image and maybe I don't like what I'm doing. I'm struggling with it. Ma io non posso vedere l'immagine completa e forse non mi piace il mio ruolo nell'immagine completa, quindi questo mi crea dei problemi. And this brings us back to the story of the three trees. E questo ci porta di nuovo alla storia dei tre alberi. Every one of them had their ambition to be something good, especially the last one. The tree wanted to glorify God with how it is made. Ognuno di loro aveva l'ambizione di diventare qualcosa di buono, specialmente il terzo albero, quello che voleva glorificare Dio con quello che sarebbe diventato. But nothing of that happened. Ma nessuna di quelle cose è successa. But yet every single one of them fitted in a precise piece of God of saving you and me. Ma ognuno di loro, nonostante tutto quello che è successo, si è incastrato perfettamente nel piano che Dio aveva per ognuno di noi. Especially the last one that has this heart of glorifying Dio, God, it did the same, but in a way it can never imagine. E specialmente l'ultimo che aveva questo desiderio di glorificare Dio, l'ha fatto, ma in un modo che non avrebbe mai potuto immaginare. It participated for the plan of God to save the whole humanity, and it didn't only draw some people closer to God as it wishes, but it accomplished the plan of reconciliation of God to the humanity, the entire humanity. E questo ultimo albero è entrato nel piano di Dio e non ha solamente portato alcune persone a glorificare Dio, ma è entrato nel piano di salvezza dell'umanità intera. I don't see that tree understanding what's going on. E io non credo che questo albero avesse capito quello che stava succedendo. So I base what I think about two things in the Bible. There are many, but I'll just pick two. E quindi io mi baso su due cose
nella Bibbia. Ce ne sono altre, ma queste due specificamente. The parable of the talents. La parabola dei talenti. Matteo 25. Matteo 25. Puoi leggere qui fino a 30. Matteo 14, 30. Matteo 25, 14, 30. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. E poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. The owner gave one servant 5, the other 2, the other 1. Il padrone diede ad un servo 5 talenti, all'altro 2, all'altro 1. According to what? Secondo cosa? Secondo quale criterio? We can speculate, think. Possiamo speculare, possiamo pensare. Everyone has his maybe time. Maybe the one that has more time or have less time. Forse uno ha più tempo e gli altri ne hanno meno. Maybe one likes to do more job and the other doesn't like to do, or their pleasure. Forse a uno piace lavorare di più, trova piacere nel lavoro, e agli altri meno. No. The Bible is clear, so when the Bible doesn't talk about it, we can speculate. But it is written here. La Bibbia è chiara, se non dicesse qualcosa potremmo speculare, ma qua c'è scritto. Verse 15. Versetto 15. Secondo la sua capacità. Secondo la sua capacità. The one that can have 5 got 5. E quello, colui che poteva averne 5 ne ricevette 5. And the one that can do 1 didn't get 5 or 2. He got the 1. E quello che poteva riceverne 1 non ha ricevuto 5 o 2, ne ha ricevuto 1. But he didn't even work for it. Ma nonostante ciò non è riuscito a fare niente. That is why. Ecco perché. He is a sinner. I mean, he shouldn't do that because God knows he can do something with the one, but he didn't do it. Ecco perché è considerato un peccatore, perché Dio gli ha dato secondo la sua capacità perché lui potesse fare, ma ha scelto di non fare. God gives every one of us opportunities, time, family, friends, and he expects us to use
what we have and who we are and our situation for His glory. Dio dà ad ognuno di noi capacità, opportunità, famiglia, lavoro, amici, tempo, e si aspetta che noi operiamo secondo tutte queste cose. I don't see the pleasure a factor here. It's not about because you like doing this. I have a plan for you and I give you this. Io non vedo il piacere di fare qua. Non ti do queste cose perché so che ti piace, ma te le do perché voglio che tu faccia queste cose. I don't want to confuse this with the philosophy of destiny and predestination. It's not what we talk about here. E non sto parlando di filosofia della predestinazione, del destino, non stiamo parlando di questo. You have the choice. It's not about that he is operating everything. Because he is God, he knows everything. E Dio è Dio e quindi sa tutto. But still you have the choice to use your one or just not to use it. E quindi non è lui che opera, che fa tutte le cose. Lui ci dà l'opportunità di fare, l'opportunità di scegliere, e lui userà questo per fare il suo piano. So this is my first based on the Bible, why it is not my pleasure, and I can be in a place where I don't like, but it still can be the place where God wants me to be. E questa è la prima ragione per cui biblica, la prima ragione biblica per cui dico che queste cose non mi devono piacere, ma io devo farle nonostante possano non piacermi, perché questo è il piano che Dio ha per me. The second example I have from the Bible is the person who is least popular, the biblical person least popular in an evangelical Italian church. Say it again. The person I will talk about is the least popular in an evangelical Italian church. Il secondo esempio biblico di cui voglio parlare è la persona meno popolare nella chiesa evangelica italiana. Maria. 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 Her whole life. I don't see any person in the Bible that had pain more than Maria. Io non trovo nella Bibbia una persona che abbia sofferto più di Maria. She was a Middle Eastern young lady who got pregnant. Lei era una giovane ragazza nel Medio Oriente che era rimasta incinta. And straightforward, she is to be stoned, even with her parents participating in that stoning. Legalmente lei avrebbe dovuto essere lapidata e i suoi genitori avrebbero dovuto partecipare alla lapidazione. No pleasure in this. Non c'è piacere in questo. And also she witnessed her son dying. E inoltre lei ha visto suo figlio morire. And dying of suffering. It's not only just he's dead. She saw her son suffering to death. E non solo morire, ma soffrire fino alla morte. I know some people here know how that is, but most of us who do not know how that is, it's something that we cannot put in words. Credo che noi non sapremo mai cosa significa questa cosa, non è una cosa che non possiamo mettere in parola. But yet she accepted this. She didn't understand completely what it signifies that she will be the mother of Jesus. E nonostante questo lo ha accettato. Lei non aveva capito bene cosa volesse dire essere la madre di Gesù. But she accepted it with pure heart and said, yes, I will do it. Ma lo ha accettato con cuore puro e ha detto, ok, lo faccio. And she knew that all ages will bless her. E lei sapeva che tutte le generazioni venture l'avrebbero benedetta. Because she really deserves it. Perché lei se l'ha meritato. Like, she deserved it as a human being. So when we talk about Maria on the human level, I think I am here and she is up there.
Quindi a livello proprio, parliamo del livello umano, se parliamo di merito, quando parliamo di Maria, io sono qua sotto e lei è qua sopra. But of course when we put God in the game, I am here and she is here. Ma ovviamente quando prendiamo in considerazione Dio, io sono qua e lei è qua. Yeah, so I am saved because what Maria accepted, well, it had no pleasure whatsoever. Quindi io oggi sono salvo perché Maria ha accettato di fare qualcosa nel quale lei non avrebbe trovato nessun piacere. So I can thank God for what Maria did. Quindi io posso ringraziare Dio per quello che ha fatto Maria. Of course there are many examples in the Bible and you will rarely find somebody in the Bible who's, I don't even can think of one, that his whole life was full of pleasure. E ci sono molti esempi nella Bibbia, è quasi impossibile trovare qualcuno, qualche personaggio biblico la cui vita intera è stata a piacere. So again, the three messages. Quindi di nuovo i tre messaggi. God's plan or the full image will never be complete without you. Il piano di Dio dell'immagine completa non sarà mai completa. And you can choose to be part of it and you can decide I don't want to be part of it. E possiamo decidere di esserne parte o di non farne parte, è la nostra decisione. Second point, you fit because of your hurt and your pleasure. Not despite of them. It's all your one package. Secondo messaggio, sei parte di questa immagine grazie alla tua sofferenza, non a causa di esse. È il pacchetto completo. The third message is it is his pleasure, it may not be, I may not experience pleasure. Il terzo messaggio è il piacere di Dio. Io probabilmente non avrò mai questo piacere. So at the end I would like to encourage you, just trust the Lord. E per finire voglio incoraggiarvi solamente a confidare in Dio, a fidarvi di Dio. He knows what he's doing. Lui sa quello che sta facendo. I don't know. Io no. And I don't think I will ever know or understand. E non credo che lo capirò mai. He knows it. Ma lui lo sa. And I trust him because of what Jesus did for me. E io ho fiducia in lui grazie a quello che Gesù ha fatto per me. He went to the cross innocent and accepted to go all the way to die on the cross. È andato in croce innocente, da innocente ed ha accettato di andare in croce. There is nothing that pushes him to do so except deep unspeakable love. Nulla poteva spingerlo a fare questa cosa tranne un profondo amore. That's why I trust him. Ed ecco perché ho fiducia in lui. I don't understand. Non lo capisco. I trust him. Ma ho fiducia in lui. I want to finish with you with Philippians 2. E voglio finire leggendo Filippesi capitolo 2. I ask you please to stand up while we read this. E vi invito ad alzarvi mentre lo leggiamo. Because I think this is who Jesus is and what he did for us. This is for me, if I would choose one passage from the Bible, it will be that one. Perché se io dovessi scegliere un passaggio biblico che mi spiega cosa ha fatto Cristo, sarebbe questo. And for this he really deserves all glory and all our life to be for him. Ed è per questo che lui si merita tutta la nostra gloria e il fatto che tutta la nostra vita sia vissuta per lui. And that is why I trust him. Ed ecco perché ho fiducia in lui. Filippesi 2, 1, 11. Sì, can we read all this together? Leggiamolo tutti insieme. Se dunque v'è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione,
rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Let's pray. Preghiamo. Lord, I ask you to ignite in me and in every one of us the desire to fit in your plan for your pleasure. Signore, ti chiedo di accendere in ognuno di noi il desiderio di entrare in questa immagine, nel tuo piano, per il tuo piacere. Investigate my heart. Investiga il mio cuore, analizza il mio cuore. Know my thoughts. Conosci i miei pensieri. And purify me. E purificami. For your glory alone. Per, solamente per la tua gloria. Because it's all not about me. E non si tratta di me. It's all about you, Lord. Si tratta solo di te, Signore. Amen. Amen. Adesso, subito. Ma la Santa Cena. Allora. Yeah, we are invited to share together a meal with Jesus. Abbiamo ricevuto l'invito a condividere una cena col Signore, con Gesù. The body and the body of Christ broken for us and his blood shed for us. Il corpo di Cristo rotto, spezzato per noi e il sangue versato per noi. But I really feel very sorry that this issue of the Santa Cena, e mi spiace vedere come questo argomento della Santa Cena, God's body broken for us, il corpo di Dio spezzato per noi, is the number one thing that is dividing the body of Christ. È la prima cosa che divide il corpo di Cristo. Among the Christians, you do this way, you think this way, I do it this way, this is the right way, this is the wrong way. E tra i cristiani si tende a dire, ah, voi fate così, noi facciamo così, questo è il modo giusto, questo è il modo sbagliato. It really breaks, it should break everybody's heart that this is number one thing that does not unite us. E il fatto che questa è la cosa numero uno che ci divide dovrebbe spezzarci il cuore. And it is funny because the big two churches, the Catholic and the Orthodox churches, broke in the 1054. And this was one of them. One agrees that it should be leavened bread, and the other say it shouldn't be leavened bread. Le due grandi chiese cattolica e ortodossa si sono divise proprio su questo punto, perché una diceva questo deve essere più a pane con lievito e l'altra diceva questo deve essere pane senza lievito. Assurdo, assurdo. I don't take my faith for granted. E io non do per scontata la mia fede. I don't take believing that God exists is for granted. Oh, sure, of course. Look, no, there are people who are really convinced God does not exist. E non do per scontato il fatto che Dio esista, perché certo ci sono tante persone che sono sicure del fatto che Dio non esiste. And even more that this God who you think is that big and creator, he created more stars in heaven than the grains of sand on earth. E noi sappiamo che Dio ha creato
più stelle nel cielo di quanti granelli di sabbia ci sono nella, sulla terra. This is not a fantasy, this is a scientific fact. There are more stars in heaven than the grains of sand on earth. E questa non è una fantasia, è un fatto scientifico. Ci sono più stelle nell'universo che granelli di sabbia sulla terra. And you still think that this God came on earth, that one planet around one grain of sand, and was killed and rose up again. Ed è incredibile pensare che Dio è sceso su questo pianeta, un granello di sabbia nell'universo, per morire e resuscitare. This is our faith. Questa è la nostra fede. But if you say it to anybody who doesn't believe, he will say just you believe in legends. Ma se lo diciamo a qualcuno che non crede, ci potrebbe dire credi alle leggende. So we are, this is my thought, we are all among the Christians in on this earth, we all believe this crazy thing. We are all crazy enough to be united in that crazy thought that God came on earth and died for us and rose up again. Quindi il mio pensiero è che tutti i cristiani della terra crediamo la stessa cosa, questo pensiero assurdo del fatto che Dio è sceso su questa terra per morire, per resuscitare. Yet we have to find something to divide. Eppure dobbiamo trovare qualcosa per dividerci. There will always be something we don't agree with. Ci sarà sempre qualcosa sul quale non siamo d'accordo. But isn't believing that we are all invited to God's table, isn't just sharing being crazy together, doesn't this should unite us? Ma non dovrebbe unirci il fatto di essere pazzi tutti insieme al credere che Dio, questo Dio, ci invita alla sua tavola? So I ask myself and ask you to take the Santa Cena today with this mindset. E quindi vi chiedo di prendere insieme la Santa Cena con questo pensiero. I am, thank you Lord for inviting me. Grazie a Dio per invitare me. I surely don't deserve that. Sono sicuro che non me lo merito. But it's also amazing that I make part of this whole Christian family. Ma il fatto che io faccia parte di questa grande famiglia cristiana è incredibile. The literal way, the literal word of being global church is cattolica. La parola, il termine letterale sì, per descrivere la Chiesa universale, globale, è cattolico. But I know this word is very sensitive here in Italy, but it shouldn't be that way. So che questa parola è un po' problematica qua in Italia, ma non dovrebbe esserlo. Cattolica is the global church. We are part of this. Cattolico it's vuol dire amazing. La Chiesa globale, ne siamo parte, questo è incredibile. So I encourage you, if everyone starts to divide the church among some, I don't know who decides is what is primary and what is secondary, but I see everything secondary after believing that Jesus Christ came and rose from the dead. E nella grande lista delle cose che dividono i cristiani ci sono sicuramente cose primarie e cose secondarie, ma la cosa principale di tutta la nostra fede è il fatto che Gesù è morto ed è resuscitato per noi. So let's take this Santa Cena with this mindset. Thank you Lord for inviting us. And thank you for being part of this global church. It's an honor and it is amazing. Quindi prendiamo oggi la Santa Cena con questo pensiero, con questa riflessione, che siamo tutti parte della Chiesa globale e che questa è una cosa incredibile, che non sta né in cielo né in terra. Mi ha chiesto come c'è la panella l'acqua. Okay.
che il cuore io brava e voglio adorare te. Da te sorprende forza Dio, in te so posso prendere il pane, ricordandoci che siamo un pezzettino del puzzle nel progetto di Dio, ma che facciamo parte del suo progetto. E quindi, condividendo questo pane e questo vino, ci ricordiamo del sacrificio di Gesù e della nostra parte nel suo progetto. Amen. Facciamo passare la colletta. Voglio ringraziare il Signore per questa giornata, per il messaggio importante che ci ha portato Samer e per tutti voi che siete qua e là, che l'avete ascoltato. Ci vediamo. Appuntamento a domenica prossima per il nostro culto alle 10 e, come vi ho detto all'inizio, non scappate, ci sarà un momento di preghiera al termine del culto. Grazie e buona giornata.